A Favara, al Castello Chiaramonte, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti compresi nella 19ª edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Butitta, organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. L'evento, a conclusione di 2 settimane intense di iniziative, è stato presentato dalla giornalista e scrittrice Daniela Spalanca, i cui libri, peraltro, sono stati presentati lo scorso 28 novembre alla Castello Chiaramonte nell'ambito del premio Butitta, e da Giuseppe Moscato. I vincitori e i promotori al nostro microfono. Una edizione sempre prestigiosa, seguita dal pubblico favarese, non solo, ma dell'intera provincia agrigentina, e probabilmente non solo dalla provincia agrigentina. Il premio Ignazio Butitta, organizzato ogni anno con tanta dedizione dal Centro Culturale Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardini. Si conclude stasera la 19ª edizione del premio, e posso dirmi veramente più che soddisfatta, perché tutte le serate, perché noi dal 28, che praticamente ogni sera ci incontriamo per affrontare tutte le problematiche, tutte le cose inerenti alla sicilianità, ed è stato sempre un continuo successo, una continua partecipazione. E devo dire che il Festival della Canzone Siciliana è stata una cosa strepitosa, l'entusiasmo degli alunni, l'entusiasmo degli insegnanti e dei genitori, veramente una cosa che quasi commuove. E possiamo dire che siamo veramente soddisfatti, e dire che 19 anni fa, quando abbiamo pensato di centrare il nostro interesse sulla nostra terra e sulla nostra Sicilia, non abbiamo sbagliato, perché tutti assieme, le scuole, le istituzioni, le realtà presenti nel territorio, i giurati, tutti, diciamo, siamo contenti di poter dire: ce l'abbiamo fatta a portare qualcosa di buono nella nostra terra e a cercare di dare ai nostri ragazzi veramente un futuro più bello, più sereno e soprattutto più fiduciosi che la vita è bella e che vale la pena essere vissuta in tutti i sensi. Per il teatro, premio Ignazio Butitta 2017 all'attore Empedoclino Giugiu Gramaglia. Grazie, sono veramente onorato e lusungato di ricevere questo importantissimo e prestigiosissimo premio, che capita in un momento delicato della mia vita. Infatti dedico questo premio a una persona molto ma molto cara, a un parente che ci ha lasciato pochi mesi fa, ci ha lasciato nello sconforto. Questo premio lo dedico proprio a lui. Per il resto la mia carriera di attore è... Sono stato all'estero con il Pirandello Stable Festival, sono stato a Stoccolma, a Oslo, a Malta. Adesso ho in programma 2 spettacoli con Simona Carisi, Tonino Migliaccio e Angelita Butera. E poi lo spettacolo mio, Voci di Sicilia, dove faccio passo da Pirandello a Sciacia, a Butitta, a Camilleri. Per il prossimo anno avrò questi impegni. Poi ci sarà il cinema con... Il Casellante di Rocco Mortelliti, che partiremo in primavera, e i primi di gennaio dovrebbe andare su Canale 5 Emanuele Aloy, la fiction in cui sono impegnato. Il premio per l'impegno civile dell'Ignazio Butitta 2017 alla Croce Rossa Italiana di Agrigento, tramite il presidente Angelo Vita. Sì, ho ricevuto questo premio, e questo premio va a tutti i volontari della Croce Rossa che si impegnano quotidianamente nei vari servizi. Ovviamente siamo presenti maggiormente quando ci sono gli sbarchi, e cercare di aiutare le famiglie meno abbienti. Il vero problema di oggi è che c'è una crisi profonda, non solo hanno bisogno gli stranieri, ma hanno bisogno anche i nostri concittadini. Anche se proprio l'altro giorno, sembra proprio una casualità, sono arrivati 31 migranti, di cui è arrivata una piccola famiglia di 5 persone composta da madre e padre e 5 bambini, e si sono portati quella cosa piccola che portano i bambini. Cioè, fare queste persone, fare questa traversata per cercare di scappare, ho parlato con questo padre e dice: lo faccio per la vita, per salvarmi. Premio narrativa per il premio Ignazio Butitta 2017 a Lia Lobue.
Sì, sono stata molto sorpresa e allo stesso tempo molto contenta di essere stata nominata per questo premio con la mia prima opera, il mio romanzo La stanza dei ricordi. Sono molto emozionata e ringrazio la giuria e la città di Favara che hanno voluto onorarmi in questo senso. Spero di mantenere fede a questo impegno, perché un premio è un impegno, e di migliorare sempre nel percorso. Antonio Patti, presidente della giuria del premio Ignazio Buttitta 2017, sicuramente un lavoro faticoso, però che ha reso un risultato soddisfacente in termini di personalità presenti e premiate. Sì, sono già 19 anni consecutivi che facciamo il premio Buttitta e il successo dipende dalla trasparenza con cui vengono esaminati gli elaborati. È un premio che è cresciuto nel tempo proprio grazie a questa serietà, a questo impegno, questa voglia di giudicare le opere indipendentemente da tutto il resto. Al maestro Carmelo Guarneri il riconoscimento del premio Ignazio Buttitta 2017 per l'arte dei pupari siciliani. Sì, e ringrazio la giuria di Favara per questo importantissimo riconoscimento per i miei lavori che faccio io in quanto ai pupi siciliani. E come voi ben sapete sono l'unico puparo che Agrigento e provincia che fa queste cose, perché ormai sono tradizioni che vanno a scomparire. Peraltro lei espone anche al Palazzo Filippini ad Agrigento. Sì, non solo espongo lì è un museo, c'è un museo dei pupi siciliani, c'è una vasta collezione di pupi siciliani, oltre ai pupi ci sono molti dipinti del centro storico, pure realizzati miei, sono dei miei dipinti, e alcune sculture. E quello che posso dire io è questo, che i turisti che vengono lì se ne vanno sbalorditi di quello che loro vedono, perché i pupi siciliani non è che possono trovarli ovunque, solo in Sicilia e non in tutte le città della Sicilia, come Palermo, Catania, Agrigento ci sono io, e è una bella soddisfazione far vedere queste vecchie tradizioni che stanno scomparendo. A Rosa Tirritto, il premio per la scultura dell'Ignazio Buttitta 2017. Per la scultura e per la pittura. Io cerco di rappresentare attraverso le mie opere momenti della vita. È un racconto continuo. Vorrei intanto ringraziare tutti per questo premio e naturalmente che serva anche da input per poter essere più produttiva nelle mie opere e dare naturalmente un contributo all'arte siciliana e all'arte argentina. Il premio per la letteratura dell'Ignazio Buttitta 2017 a Luisa Trenta Mus. Sì, sono stata onorata di questo premio alla carriera che a quanto pare insomma riepiloga tutta la mia attività in favore della letteratura. Ho studiato critici e scrittori, ho letto molti autori importanti, partendo da Empedocle, Pirandello, Sciascia. Mi sono interessata, c'è un libro che infatti porta il titolo Specchio di Gogol, che raccoglie questa mia attività, ma oltre a questa ho prodotto anche delle cose mie personali. Insomma, ho partecipato a convegni, nell'83 sono stata a Mosca per ricordare Pirandello, invitata dall'Unione Scrittori di Mosca. Insomma, questo sarebbe il mio itinerario, per cui a quanto pare insomma, avrei meritato questa cosa qui, che poi, insomma, tra virgolette, la carriera diciamo non finisce mai, perché ci sono quelli che hanno grandi dimensione in questo campo della letteratura. Io nel mio piccolo ho fatto quello che potevo, insomma. Il premio 2017 dell'Ignazio Buttitta alla Castello Chiaramonte a Favara, a Calogero Scordino, per l'impegno sportivo, per lo sport e per i risultati raggiunti tramite lo sport. Sì, quest'anno io sono stato pluricampione italiano nel pentalanci sia invernale che estivo. Poi ho vinto anche il titolo italiano, in italiano, del lancio del disco, del martello e del martellone.
Poi abbiamo vinto anche il titolo italiano come squadra, sempre parlando di pentalanci, e anche come società. Si tratta pertanto di una disciplina sportiva particolarmente praticata anche non più ad una certa età. No, anche perché nella nostra organizzazione come master, cioè sempre parlando sempre della Federazione di Atletica Leggera, facciamo tutte e cinque specialità, soltanto una specialità non fa parte delle Olimpiadi, che sarebbe il lancio del martellone. Ma poi il lancio del disco, il giavellotto, peso e martello fanno parte dei campionati regolarmente delle Olimpiadi, ecco. Il premio per l'ambiente, la difesa dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dell'Ignazio Buttitta 2017 a Guido Bissanti. Beh, io ringrazio intanto per questo riconoscimento, si vede che il lavoro di questi anni forse sarà stato riconosciuto. C'è molto da fare, forse poco tempo per risolvere una serie di problemi sull'ambiente e forse cambiare anche l'atteggiamento. Credo che un po' di atteggiamento spirituale, partendo da Francesco fino a Papa Francesco, ci farà comprendere molto su questo. Il premio per la storiografia, per i libri storici 2017 dell'Ignazio Buttitta a Rosario D'Ottavio. Sì, io ringrazio la Lina Gucciardini che anche per quest'anno ho ricevuto il premio Ignazio Buttitta per il libro Girgente, il teatro e i Borboni. È un libro storico-culturale che io ho volutamente fatto perché mi piace raccontare la storia passata del nostro periodo storico ma anche di Agrigento. È un momento in cui bisogna anche ricordare il passato ed è giusto che sia così perché giova a tutti. Sono contento di questo premio, è il secondo che piglio e il quarto che piglio anche per gli altri libri. E diciamo che va tutto bene in questo momento, mentre che c'è questa vena culturale, io ne approfitto, anche approfitto di questa occasione perché il giorno 4 io di gennaio presento il mio quarto libro alla Torre Carlo V di Porto Empedocle, che riguarda diciamo, l'arte fascista, quindi i monumenti siciliani, ma soprattutto con riferimento alla città d'Agrigento, Palazzo delle Poste, Casa del Balillo, la stazione eccetera eccetera. Quindi ringrazio un pochettino la Gucciardini e il comitato che mi ha dato questo premio e sono contento anche di questo. Una buona serata a tutti. Il premio Ignazio Buttitta 2017 a Favara per la comunicazione alla direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano. Si chiederanno perché probabilmente, non lo so, io intanto sono felice e orgoglioso ovviamente di essere qui perché l'occasione è assolutamente di livello e di valore, è un premio riconosciuto, il fatto che sia la 19ª edizione dimostra che è una tradizione importante. Credo che venga riconosciuto e questo è quello che mi fa essere contento ancora di più di essere qua, il nuovo modello Giornale di Sicilia. Abbiamo provato a dare un'accelerata al modo di fare un certo tipo di giornalismo, al giornale, rendendolo un po' più smart, rendendolo un po' più leggero, che strizza un po' l'occhiolino anche alle nuove generazioni, che come dire, cura di alcuni contenuti di analisi e di approfondimento rispetto alle cronache che ormai sono soppiantate da altri mezzi. Io spero che sia questo, se è questo il motivo per cui mi ha dato questo premio, lo accetto con grande orgoglio e con grande piacere naturalmente.